Ci siamo spostati in Viale Garibaldi, dove sono rimasti 107 banchi. La situazione è piuttosto tranquilla, le persone rispettano le norme anti-assembramento, però gli operatori del mercato lamentano veramente una situazione di forte difficoltà dal punto di vista degli incassi. È da marzo che combattete contro questa pandemia che vi ha ridotto di molto gli incassi. Un terzo di prima con le doppie spese, siamo rovinati. Noi non eravamo d'accordo su questa divisione, perché dividere un mercato che è nato così, è sempre stato così da anni, cioè non va bene. Il mercato deve essere unito, o in una sede o nell'altra. L'amministrazione ha avuto il tempo necessario per organizzare meglio le cose e non l'ha fatto. È stata fatta la cosa più dannosa, cioè dividere un mercato, creando due mercati, uno da una parte e uno dall'altra. Non vi hanno coinvolto in questa decisione? Non hanno coinvolto niente, cosa presa proprio così alla sprovvista. Perciò, secondo me, non ha senso dividere un mercato così, quando le persone poi sono quelle, se vanno da una parte non vengono dall'altra. Mancata, diciamo, comunicazione corretta, dire che 110 banchi rimangono nella sede attuale e vengono spostati questi banchi per assembramenti, per sicurezza. Forze dell'ordine impegnate nel far rispettare le norme anticontagio durante lo svolgimento del mercato, c'è bisogno di intervenire o la gente ha capito quali sono le norme da rispettare? Sì, alcuni hanno capito perfettamente, indossano perfettamente la mascherina, altri purtroppo devono essere richiamati. Ci sono ovviamente sanzioni, alcune persone quando non rispettano le regole purtroppo, perché come vede non, magari alcuni dà fastidio e tutto, però è un obbligo di sanità comunque sia, ed è nel senso per proteggerti te, per proteggere gli altri. Comunque per ogni evenienza poi noi ci appoggiamo sempre ai vigili, alla polizia municipale, in quanto abbiamo una convenzione proprio con loro